Grande successo anche questa edizione del King Ochosa. Chiarite le motivazioni della sospensione della manifestazione all'inizio dell'estate, chiuse in un cassetto le paure degli organizzatori, ha preso il via una manifestazione di successo, la manifestazione che non può svolgersi in nessun altro posto al mondo. Il King Ochosa è partita ieri alla grande. 75 auto iscritte, quindi 75 team che le seguono. Un grande circo composto da piloti professionisti, meccanici, logistica, trasporti, ufficio stampa, sponsor, che riesce ad attirare tantissimo pubblico dall'apertura alla chiusura. Ieri giornata di apertura, a cui sono intervenuti il sindaco e il presidente locale del sindacato FSP Polizia di Stato. Oggi seconda giornata, ancora più coinvolgente. Un'esibizione in cui se non sai guidare con padronanza non puoi partecipare, se non come passeggero approfittando del taxi drift, servizio con cui in tutta sicurezza si può provare l'ebbrezza di una derapata o di una sfida a due, restando attaccati alla vettura davanti e seguendone le mosse. Ci si può limitare a guardare o farsi un giro tra i box, vedendo in che condizioni si esauriscono gli pneumatici. Ieri sono stati presentati i piloti più giovani e un oh di sorpresa si è alzato tra il pubblico quando è sceso dalla vettura al termine dei due giri un ragazzino di soli 10 anni. Il sindaco ha ricordato che tali giochi si devono svolgere solo nel contesto adeguato e non nel primo parcheggio libero cittadino dove ogni tanto si trovano resti di copertoni e segni di frenata inequivocabili. Oggi pomeriggio, seconda e ultima giornata del King Ochosa, Valdarìo, Chioggia. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro, già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.